grande, è entrato nella famiglia ed è riuscito anche ad entrare nella classe, quindi è lo strumento giusto. Ma io sono convinto, l'altra volta abbiamo fatto un incontro a Frascinetto, i 6 sindaci del plesso del nostro istituto comprensivo. Io sono convinto che questi 6 comuni sono in grado e anche, diciamo così, esprimono la sensibilità perché questo testo sia un testo che si possa utilizzare nella scuola. Credo che si possa fare tranquillamente. Adesso non so che tipo di contatti sono stati, diciamo, si sono presi, eccetera. Ma noi abbiamo fatto un incontro l'altra volta in cui venivamo noi sindaci sollecitati dalla dirigente a iniziative in tal senso. Se ci sono in campo strumenti di questo tipo e docenti disposti, diciamo, ad utilizzarli, io non vedo perché, diciamo, questo non si... io credo che dobbiamo un pochino, forse allora evidentemente, passare dalla fase, diciamo così, della lamentazione alla fase, diciamo, propositiva. Siccome ci sono degli amministratori che hanno questo interesse, oltre che questa sensibilità, io ti invito, diciamo, alla prossima riunione che faremo insieme alla dirigente, ai sindaci, perché questa è una cosa che si può portare tranquillamente nelle nostre scuole. Certamente vanno verificate, perché la professoressa Braiotta certamente ha fatto tanti anni la dirigente, quindi sa che poi quando sei operativo ti devi attenere a certe regole stringenti, eccetera. Però sicuramente io vedo una grande disponibilità in questo momento nel nostro istituto comprensivo e quindi immagino che si possa fare. Ti assicuro, non abbastanza. E vabbè, se vogliamo, diciamo, io ho avuto, diciamo, una sensazione diversa, la metto, diciamo così, la condivido e vediamo un pochino che cosa si riesce a fare, perché tante volte ci ritroviamo in un altro speriamo di poterlo fare. Per chiudere il mio intervento, invece, dicevo, c'è questa fase, diciamo, del sogno su cui mi preme così soffermarmi, perché immagino che il primo fruitore, che deve essere il bambino, diciamo, in questa fase, è attratto da quello che è il libro di Pinocchio, che si presta ovviamente a tante tante interpretazioni. Quindi credo che possa essere anche opportuno, diciamo così, un accompagnamento attraverso altre figure, che non sia soltanto il linguista, ma anche attraverso altre figure, immagino, diciamo, interpretative anche del romanzo, eccetera, possano dare anche un aiuto in questo senso per contestualizzare il tutto. E poi un'ultimissima considerazione: quando si parla di globalizzazione, sono discorsi, qualcuno diceva, molto datati, perché di globalizzazione ormai se ne parla da più di 20 anni, prima timidamente, oggi sempre di più. Io penso che dobbiamo tutti quanti avere l'umiltà forse di agire localmente, perché globalmente ormai il mondo, diciamo, ci sta in una mano, però la capacità di agire nelle piccole realtà, pensando che l'azione che facciamo a firmo, anche se non vediamo subito il risultato, diciamo, in termini globali, ha una sua influenza, penso che possa aiutare. E anche questa iniziativa di questa sera è una goccia, però è una goccia che aumenta, diciamo, il volume d'acqua globale. Quindi credo che da questo punto di vista sia molto molto importante l'iniziativa di questa sera. Ringrazio anch'io sia la professoressa Martino sia Paolo Pozzolino per averla pensata, voluta e fatta propria. Grazie. Altri intervento, se no papà Sotilanza, se vuole intervenire per... Scusa papà, fino a che arriva. Chiamato in causa, non posso fare a meno. So. No, non ho lui. Sono abituato a parlare senza microfono e si sente bene anche senza microfono. A beneficio della radio. No, va bene così, volete accomodare? No, assolutamente. Sono abituato a parlare in piedi. Il positivo del lavoro di Lucetta Martino è di mettere insieme delle persone, piccoli e grandi, colti e incolti. È l'aspetto più positivo.
Ed è un aspetto che noi dovremmo tenere molto in considerazione, perché è l'aspetto comunitario che dà la possibilità ai piccoli di apprendere dalla viva voce degli adulti il recupero dei termini e il recupero anche della gestualità. Vado a tratti. Qualche mese fa alcuni professori dell'Università di Pristina si trovarono a Cosenza, si ritrovano spesso per ragioni di lavoro, di collaborazione con l'Università di Cosenza. Ci incontrammo perché vollero visitare la nostra chiesa e mi chiesero, e mi dissero: lei parla molto bene, io fin di mira al Priest, come zut, tu repito, chiumstit, texist e mams. Punto. E credo che ritorniamo al discorso della famiglia. Partiamo dal punto fondamentale da cui non si può prescindere. Se in famiglia non si parla Arbricht, è difficile che il ragazzo a scuola possa essere disponibile a studiare l'albanese, d'Albania o dell'Arberia. Anni fa mia moglie insegnava Firmo, aveva qualche ora a disposizione e si rese disponibile con altre colleghe a fare degli incontri di approfondimento di albanese. I ragazzi risposero: professore, facciamo inglese. Poi riuscirono intelligentemente con l'insegnante di francese, con l'insegnante di italiano a comparare i termini e quant'altro, e ne venne fuori un buon lavoro, tant'è che Firmo in quel periodo per più di una volta alla manifestazione di Cettina Mazzei risultò ai primi posti in quel periodo. Anche con quel lavoro, anche con quel lavoro. Tu sai bene, tu rezzi un pirfermi, o no? Sì, c'è sì. Un lavoro, tu rezzi un pirfermi. Ecco, allora noi dovremmo recuperare quello che dicevi tu, il locale, perché la globalizzazione può avere degli aspetti negativi, ma può avere anche degli aspetti positivi. La Chiesa è stata la prima agenzia di globalizzazione, ma ha portato nel mondo la solidarietà. Ha portato nel mondo i benefici che si avevano in un posto, in territori dove di quei benefici non economici o di benessere sociale, ma di dignità dell'uomo. E allora nel locale noi riusciamo ad avere delle possibilità non solo di custodia, ma anche di coltivazione, perché noi non siamo dei reperti archeologici. Vedete, questa estate è stata una calda estate a Brescia, forse fin troppo, permettetemi un po', forse fin troppo, perché che ci siano delle manifestazioni culturali folcloristiche è fondamentale, ma le vaglie a Frascinetto, Civita e Janina, San Basile, che ci sia il primo 2 maggio a Firmo, che ci sia la Madonna del Buon Consiglio a San Benedettullano, la primavera albanese Santa Sofia, poi basta, perché c'è un'inflazione. Adesso ad ogni piede spinto facciamo carnevale Tour Vesciur Brescia. Non va bene, perché gli Ebi Vesciur Brescia, ma Mendormi e Fiasmi gli etisti. Ecco, allora non va bene. Posso accettare il positivo se c'è un lavoro di recupero, come giustamente sta facendo l'associazione Vorea, che è partito da Miestndreu. Miestndreu, quel ragazzino che ha impersonato Pinocchio, non parlava Arbricht. Ha cominciato a recuperare e ad appassionarsi. È bello parlare Arbricht. E perché no? È importante, ma non a fini, solo per fini folcloristici, perché mi può anche stancare, può anche essere pesante. Cioè io devo trovare una cultura, anche un contatto con l'Albania, ma noi siamo albanesi d'Italia. Hanno più interesse gli albanesi d'Albania ad avere a che fare con noi che non noi ad avere a che fare con loro. Abbiamo tenuto alto l'onore dell'Albania quando era vergognoso parlare di Albania. Era vergognoso, noi abbiamo tenuto alto. E Neri Tanzeca lo dice ad ogni pieso spinto. E in questo ha avuto un ruolo fondamentale la Chiesa, i sacerdoti che nel tempo sono stati i baluardi della cultura albanese, scrivendo o conservando e custodendo la Chiesa,
il venerabile, io lo chiamo venerabile a questo punto, Monsignor Stamatti, che nel 1968, dopo che nel 67 l'Albania si era dichiarata primo stato ateo del mondo, Stamatti nel 68 introduce l'albanese con la dignità di lingua liturgica. Ma sapete che cosa significa? Io ho avuto un incontro qualche giorno fa con il dirigente generale della presidenza del Consiglio dei Ministri, che mi ha chiesto qualche aiuto per la rivisitazione della 482. Quando gli ho detto questo provvedimento di Monsignor Stamatti, dice, per piacere, mi fa avere il decreto. 1968, subito dopo, preside, all'istituto, alla scuola media di allora, ha supplicato, i tempi erano favorevoli, ha supplicato insegnanti laureate in albanese che si mettessero a disposizione per insegnare albanese. Io so nome e cognome, non li faccio, ovviamente. Li ha supplicati, nessuno si è reso disponibile. E allora, giustamente, come dice il sindaco, molto sta in mano nostra. Molto sta in mano nostra. E io apprezzo, e Lucetta lo sa bene, che glielo dico apertamente, davanti e dietro, il lavoro che stanno facendo, perché manifestano la possibilità che noi abbiamo di poter realizzare un sogno. Un sogno. Anch'io a Cosenza ho realizzato già da un paio d'anni un momento di visibilità unitaria, perché abbiamo bisogno di conquistare il centro. La provincia di Cosenza non sa della nostra esistenza e sono 5 secoli. È colpa dei calabresi o è anche responsabilità nostra? Abbiamo bisogno di tenere sempre presente quel che Skanderbeg fece a Lecce. Prese i capi delle principali città d'Albania, diede a ciascuno una canna, invitando ognuno a rompere la canna. Ognuno ci riuscì. Egual numero di canne legate insieme, spezzatele, nessuno ci riuscì. Abbiamo bisogno di concordare insieme l'attività. Non ci può essere, perdonatemi, un'attività qua a Firmo, in pari orario a Lungro, un'esibizione di Ilir Shakiri. Non va bene. Bisogna organizzare meglio tutte le manifestazioni. Non va bene, perché ci vuole un progetto unitario. Non è mai esistito. Se non c'è un progetto unitario, andiamo come capre, ognuno per conto suo, ognuno per conto suo. Ci sono state negli ultimi 2 anni 2 federazioni di associazioni dell'Arberia. È nata prima una, si sono divise, 30 da una parte, 30 dall'altra. A che gioco stiamo giocando? È stata una calda estate a Brescia, che non sia il canto del cigno, che non sia il canto del cigno. I costumi, i vestiti della nostra tradizione servivano per 2 cose fondamentali: il matrimonio e la morte. Noi invece mi rappresentiamo. Cioè, io dico assolutamente di no. E noi come Chiesa ci stiamo predisponendo già per il prossimo settembre a partire con una proposta collaterale a questa, collaterale, che faremo ai dirigenti scolastici. È una benedizione avere, speriamo, 2 istituti omnicomprensivi che non devono dividersi. Non ci deve essere divisione, sindaco. Bisogna attuare tutte le strategie possibili e immaginabili perché l'istituto detto omnicomprensivo di Frascineto non si divida. Che non ci siano 2 da parte, da una parte e 3 dall'altra. È un'assurdità. È un'assurdità. Era una benedizione avere 2 istituti omnicomprensivi, perché c'era la possibilità di portare dei progetti unitari. Noi come Chiesa, il Vescovo regalerà quei volumi editi a suo tempo dalla Iade, che giacevano nei depositi del Capitello di Torino, li abbiamo rilevati tutti. E allora il Vescovo, la Chiesa locale, li regalerà ai singoli alunni perché possano essere utilizzati. Pinocchio è una meraviglia. Io l'ho letto prima che venisse pubblicato, per gentile concessione. Quei volumi però sono preliminari. Li regaleremo cercando di dare una spinta forte anche verso la celebrazione del 1° centenario della diocesi, perché è la eparchia di Lungro degli italo-albanesi dell'Italia continentale, è la prima istituzione giuridica
rappresentativa in maniera unitaria dell'Armeria. Lo Stato italiano ancora non ci ha dato una tutela. La Costituzione ne parla, ma la 482 sembrava, poi ci siamo limitati a tradurre le delibere in Artbrist. La 15 del 2003, dov'è? Dov'è? I dirigenti scolastici, ma cosa possono fare? Che sono impossibilitati ad operare. Con chi? Con chi? E allora dobbiamo radunare le forze, noi a Brescia, e cercare ognuno nel suo piccolo, come giustamente ha fatto Ambrogio qualche anno fa con i giochi, il volumetto con i giochi. Non basta il volume però, bisogna fare quei giochi per strada. Perché, fatto per strada, perché se il volume raccoglie i giochi del passato e il volume si mette, sarà un qualcosa di studio per coloro che verranno dopo di noi. Se queste cose le pratichiamo per strada, allora continuano ad essere vissute. D'altra parte, se l'Armeria scrive e traduce dall'italiano in albanese, se abbiamo iconografi, se abbiamo poeti, se abbiamo ancora preti, significa che siamo una chiesa e un popolo ancora vivo e vegeto. Vanno incanalate le energie, anche con una certa forzatura, anche accettando naturalmente che se qualcuno sta forzando, non lo sta forzando per scrivere un libro e avere, ma lo sta forzando per amore di una causa, perché qua nessuno ha qualcosa da guadagnare, ma il popolo Arbrecht, da sacerdote, ha avuto da Dio la missione di portare in Occidente un messaggio di libertà, perché i nostri antenati lasciarono l'Albania per poter rimanere in vita, liberi e cristiani. Un messaggio della Chiesa orientale nel tessuto, nel cuore della Chiesa occidentale. Perché se oggi si conosce l'Oriente è anche grazie alla piccola chiesa di Lungro, che è un'isola orientale in Occidente, che ha delle chiese stupende, con iconostasi, icone, canti e quant'altro che ci sono invidiati. Io sto guidando delle visite di persone di Cosenza che non conoscono i paesi nostri. Li sto guidando, sono cultori, gente dell'università e altro. Abbiamo fatto già due o tre itinerari che chiamiamo i papandì bizantini, alla scoperta e alla conoscenza delle chiese in provincia di Cosenza, in pieno tessuto occidentale, che sono ricche dell'Oriente cristiano. Vedete, noi siamo talmente ricchi che abbiamo da regalare, però siamo un po' sciagurati, perché non riuscendo a metterci insieme, riusciamo a guardare avanti o indietro, a destra o a sinistra, mettendoci insieme, facendo quadrato, noi possiamo essere una potenza, un volano di sviluppo per questo territorio, ad una condizione, basca. Se non siamo insieme, non riusciamo a cavare nessun risultato utile. Antonio, con i suoi figli, sta facendo a Spezzano un buon progetto di recupero. Ecco, ha ancora la difficoltà a farli parlare in albanese, però intanto già ascoltano e sollecitati si vestono, cantano e stanno anche imparando. Allora che benvengano anche i gruppi folcloristici se c'è tutto questo lavorino, altrimenti è un muovere, è un battere la palla. È necessario il coinvolgimento delle amministrazioni in maniera seria, cioè non può esserci una municipalizzazione. Cioè io mi guardo le attività del mio paese, organizzo l'estate firmense, l'estate lungrese, non si va da nessuna parte, perché pane e divertimento risale a qualche secolo fa. Noi dobbiamo concordare degli obiettivi unitari e cercare di camminare insieme sulla stessa strada, ognuno col suo passo. Ed è la proposta che abbiamo fatto alla FAA, Federazione Associazioni Arbrecht, e alla UniArb, cioè ognuno abbia il suo carisma, però siamo su una strada, camminiamo insieme cercando di trarre degli utili per la causa. Ultimo, vi ricordate 30 anni fa Saracena? Non usciva un centesimo da Saracena, e Saracena in quel periodo ha fatto uno sviluppo straordinario.
dall'arberia ci deve essere una canalizzazione delle forze, di modo che ci deve essere una esplosione. Noi tutte le energie le dobbiamo canalizzare nella nostra realtà, e allora a quel punto ci sarà anche da mangiare per tutti. I nostri giovani metteranno su famiglia, non emigreranno, faranno figli, i nostri paesi saranno popolati senza che vengano persone dall'esterno, che se vengono sono benevolmente accolte, ma non per ripopolare, per integrarsi, non per ripopolare, per integrarsi, come si sono integrati i nostri antenati a suo tempo e diventati noi pienamente italiani, pur mantenendoci nella nostra albanesità, con le nostre peculiarità, che non sono un qualcosa di distintivo, ma un qualcosa che arricchisce le persone con le quali noi entriamo in relazione, così come noi ci siamo arricchiti da ciò che le persone che ci hanno accolti hanno trasmesso a noi, il valore dell'accoglienza e quant'altro. Allora, questi sono alcuni dei messaggi che, con un po' di, così, non in maniera ordinata, io vi lancio, perché quanti siamo, qui è, se ci dovessimo contare, fare un censimento in questo momento, questo arberia fermo, qui hanno arberia fermo, ho chiamato a lungo prima di venire qua, dico a che ora? Dice no, il libro non l'abbiamo potuto presentare perché non c'era nessuno, dice forse inizieremo alle 10:30, cioè qui hanno arberia, allora le nostre cose non interessano, cerchiamo di rendere appetibili, belle. E sono belle se noi per primi ci crediamo. Se noi ci crediamo e le viviamo, e allora a quel punto sono belle e gli altri le desiderano e magari si avvicinano con noi, con degli obiettivi chiari. I paesi devono vivere sempre uniti agli altri e dobbiamo avere una visibilità all'esterno, altrimenti moriremo ghettizzati, non presto, ma moriremo ghettizzati. Noi invece il messaggio che abbiamo, dobbiamo fare in modo che si tramandi di padre in figlio, di società in società, finché il Signore vorrà. Auguri a tutti noi di buon cammino. Ude Giat e Mar per gli come... Volevo ricollegarmi a quello che ha detto lei, che l'albanese è sciagurato. Questo è un piccolo figlio dell'Albania di là e di qua, perché mia moglie è di Berat e io sono di Mograsano. Cosa ti dice sempre papà? Come sei tu? Sciagurato. Perché? Perché l'albanese ce l'ha nel DNA, quello che ha detto papà. Verissimo, quello che ha detto... Certo, certo. Io vi ringrazio e buona serata.